scusi. Perché non sono rifugiata, mio marito che è rifugiato mi ha fatto il ricongiungimento familiare e sono venuta qua. Mi trovo bene, Allora io qua all'inizio quando sono arrivata qua ho studiato lingue, ho studiato mediatore interculturale e adesso faccio la mamma. Ho due figli che uno va a scuola materna, uno sta a casa. Sì, sì, io da un anno che ho cittadinanza italiana, quindi... No, che mio marito ha fuggito dall'Afghanistan, perché in Afghanistan, lo sai, da tanti anni c'è sta guerra, del paura del terrorismo, adesso c'è anche ISIS che colpisce particolarmente la nostra etnia, Hazara. Sì, io sono Hazara, sì. Sì, prima di iniziare vorrei salutare tutti che sono venuti per questo incontro. Oggi è una bella giornata per me, per parlare davanti di segretario generale. Io sono molto felice oggi. Sì, ho raccontato la mia storia perché io sono maliano. Ho arrivato in Italia l'anno scorso perché il mio paese c'è la guerra. Quindi i giovani dobbiamo cercare la pace per vivere bene, per studiare. Il mio viaggio era molto duro perché prima di venire qua tu devi attraversare il deserto, anche di mare Mediterraneo. Ho attraversato il deserto e il mare Mediterraneo, era un viaggio durissimo. Allora io sono Zainab, faccio parte del movimento Gente di Pace della comunità di Sant'Egidio, è un movimento promosso dalla comunità di Sant'Egidio. Siamo persone di cultura e religione diverse che sono qui in questo paese, che ormai sono integrati, sono cittadini, plurilaureati, e il loro tempo libero fanno le attività della comunità. Che cos'è l'attività della comunità? Quelle di fare i servizi ai poveri, gli anziani, l'accoglienza ai profughi, anche le zone dove nessuno ci va, le zone periferiche, perché i profughi quando arrivano a Roma che vogliono andare fuori e non hanno nulla. E il problema è questo, che gli italiani, come diceva il mio amico Tadesse faceva parte dei barconi del 2013, e era praticamente quasi morto, e sono andate a prendere gli italiani con i barconi, che se lo Stato lo beccava venivano, come si chiama, sanzionati, dovevano pagare la multa, dovevano stare fermi per un anno. Un pescatore ha deciso di salvare le persone, quindi per me gli italiani sono quelli che tutte le mattine si svegliano e danno una mano, non quelli che parlano.